Buonasera a tutti, devo mettere gli occhiali. Ho fatto l'intervento di Catarrati e l'ho dimenticato. Grazie per essere intervenuti, grazie al sindaco, agli amici della parrocchia, dell'associazione Casinari, della compagnia teatrale, dell'associazione Demetra, anche se so che dovrebbe arrivare in ritardo la Presidente. Del gruppo Frates e dei Casseretti. Grazie di voler condividere con la nostra associazione culturale, che è Antonio Barretta, questo particolare e significativo momento di gioco. A breve formalizzeremo con la consegna di una targa ricordo la nomina a presidente onorario della nostra associazione al nostro concittadino Domenico Leotta, da poco nominato generale di brigata dell'esercito, al quale voglio subito partecipare il contenuto dell'articolo 2 del nostro statuto. Lo scopo principale della nostra associazione è quello di promuovere attività istituzionali, culturali, sportive, turistiche, creative, nonché servizi, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci e di tutta la cittadinanza. Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali e formative, e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di violenza, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori di intervento della nostra associazione. Il generale Leotta sarà il secondo presidente onorario dopo la prima presidenza del nostro amato Don Ciccio Frandina, figura meritoria e di grande carisma della nostra comunità, che nel corso del suo lungo sacerdozio ha saputo guidare con i suoi insegnamenti il nostro cammino verso la ricerca della fede. Quando un nostro concittadino si afferma nel suo lavoro per i suoi indiscussi meriti e raggiunge i traguardi sempre più alti, diventa un vanto per tutti, perché funge da esempio positivo per i nostri ragazzi che studiano e fanno il loro ingresso nel mondo del lavoro. E allora voglio pensare che quella stella che rappresenta il distintivo del suo grado, conquistato con tanti sacrifici, possa diventare per lei con il tempo uno scrigno di ricordi in cui custodire, oltre ai suoi affetti più cari, anche l'orgoglio di un'intera comunità che sono certo vorrebbe ringraziarla con queste sei parole. Un cittadino degno di essere imitato. Ed è con questo spirito di comunità che vogliamo vivere questa occasione di incontro per esprimere la nostra gratitudine al generale Leotta, la cui presenza questa sera ci rende orgogliosi. Carissimo generale, è una gioia per me questa sera esprimerle le nostre più sincere congratulazioni e consegnarle questa targa a nome di tutta l'Associazione Culturale. Un riconoscimento che vuole avere anche una valenza educativa, soprattutto per le giovani generazioni, in quanto offre esempi concreti di dedizione e di impegno. Lo faccio non solo con la consapevolezza di rendere pubblico il mio affetto nei suoi confronti, ma anche con l'augurio che riesca in questo nuovo percorso a coniugare sempre il coraggio con la generosità, la competenza con l'empatia. Nel ringraziarla anticipatamente per tutte le volte che potrà e vorrà partecipare alle nostre assemblee, le auguro un buon lavoro a servizio del nostro Paese. Ora, prima di procedere alla formalizzazione della consegna della targa, passo con un gruppo al sindaco degli auguri istituzionali. Buonasera a tutti, benvenuto dal generale carissimo. Mimmo, preferisco per una volta ancora chiamarti Mimmo perché abbiamo un po' visto crescere e, come dire,
da sempre abbiamo sempre pensato che tu fossi un predestinato come quelle persone che si faranno strada nella vita e che si faranno largo e soprattutto porteranno dentro valori significativi. Io ti esprimo la gratitudine a nome di tutta la comunità di Rocca di Metro e avremo modo poi, ecco, di accoglierti in un'altra veste, perché credo che sia di nuovo arrivato il momento di ripristinare il premio Neaitos. Forse adesso abbiamo tante personalità da dover premiare, perché vedete, un piccolo inciso, dopo qualche minuto, io ogni volta lo dicevo anche alla mia moglie, dico, ci sono delle piccole comunità che esprimono l'ira di Dio, prefetti, questori, cose eccetera. Era un periodo noi che annaspavamo, poi piano piano invece c'è stato come, ecco, un riscontro diverso. C'è stata una generazione, questa un po' più vostra, degli anni 70, insomma, e abbiamo piano piano allargato un cerchio importante di figure di un certo prestigio che a noi, ecco, che ormai cominciamo a guardare con, no, con una certa visione e con un certo, un po' fare piccoli bilanci, fa solo che piacere questa figura. Credo che avere un generale tra i cittadini di Rocca di Metro in un momento anche particolare, vedete, perché noi avevamo pensato per un attimo che non esistesse più il problema delle guerre, che fosse qualcosa che non ci appartenesse, che fosse lontano da noi, che fossero sempre i soliti conflitti legati alle etnie, al territorio, un po' a vecchie, diciamo così, ecco, non vorrei definire termini tribali, ma comunque qualcosa che vedevamo con una certa, con un certo distacco, un po' perché comunque cadute le barriere, eccetera. Invece abbiamo visto che la guerra è dietro casa. E credo che sia ancora di più significativo in questa fase e a questa giovane età avere un generale. Non è la stella, è la greca. Tu si vede che non hai fatto il militare, e si vede cosa dice, perché è un'altra, è una cosa, non dico molto diversa, perché significa il grado più alto, poi ce ne sono altri ancora, però è chiaro che noi ci auguriamo non solo di avere un generale, e sono convinto, perché le qualità del nostro generale sono conclamate, credo riconosciute, perché a questa giovane età non si diventa generale se non si hanno delle qualità eccelse, superiori, e soprattutto un'inclinazione e una vocazione a poter, come dire, a poter ricoprire determinati incarichi di grande responsabilità e di, soprattutto di impegno in un'area sempre che cuscinetto, perché di Pordenone, lo dicevo stamattina con tuo padre, che insomma è una cerniera, all'epoca significava la Jugoslavia, che era un po' est, oggi magari l'allargamento dei confini europei ci consente, ma ripeto, significa veramente tanto avere questa, tra i nostri concittadini, una figura di questo altissimo valore. E credo, ecco, che sia una bella cosa che l'Associazione dei Pensionati abbia voluto, in una fase un po' anche delicata, di passaggio, eccetera, rilanciare e dare un senso e un segno a quell'articolo che leggevi tu, perché comunque ci possiamo fregiare di avere questo tipo di persone e quindi anche voi nella comunità, perché per noi la crescita culturale di un territorio è qualcosa che onestamente ci inorgoglisce, anche sentire parlare della nostra comunità, non soltanto, diciamo, per qualche refuso, lo dico così, per qualche, voglio dire, anche
bramosia di fare scoop giornalistici, però avremmo preferito qualche titolo anche di qualche giornale che dicesse che anche nella Val di Nero c'è una figura di spessore, di grande carisma, soprattutto perché, ripeto, a questa età non si diventa generale se non si hanno delle determinate qualità. E noi, ripeto, credo con un certo orgoglio personale di ognuno di noi, perché vedi, tu e la tua famiglia, anche la famiglia di tua moglie, sono delle figure, diciamo, un po' di educatori riconosciuti, gente che si è fatta da sola, che ha un certo, come dire, un certo onestà intellettuale, valori e anche appartenenza al territorio, che sono delle doti che nei comuni come i nostri hanno il privilegio, quello, ecco, di scatenare un orgoglio generale, perché è un po', ti sentiamo un po' tutti appartenerci. Quindi, generale, benvenuto e spero sempre, ad maiore, ecco, un giorno che Rocca di Neto abbia anche un capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Ora procediamo alla consegna della targa nostra, poi so che ci sono i bersaglieri che hanno preparato la targa e poi alla fine del progetto. Leggiamo il contenuto della targa al generale Domenico Leotta. Il Consiglio Direttivo riunitosi in data 11 aprile 2024 all'unanimità dei presenti ne conferisce la presidenza onoraria della nostra associazione, formalizzando in tal modo il profondo sentimento di gratitudine e orgoglio da parte della nostra comunità per la sua nomina generale di brigata dell'Esercito Italiano. Grazie. Ringraziamo l'Associazione Culturale Michele Antonio Parrette di Rocca di Neto per averci invitati a questo meraviglioso evento. Ne siamo veramente onorati di presenziare. Io sono Domenico Sciurco, vicepresidente della sezione del Sacire di Rocca di Neto. Nicola Milano. La nostra associazione è stata costituita sin dal 1976. Attualmente vanta 49 iscritte tra ex bersaglieri e alcuni simpatizzanti. Siamo presenti puntualmente a tutti i raduni nazionali, regionali e provinciali, facendo conoscere la nostra cittadina, accompagnando striscioni e lampade appunto con le scritte proprio di Rocca di Neto. Un ringraziamento va anche all'attuale amministrazione e al sindaco Alfonso D'Arco, i quali ci hanno permesso di soffruire insieme alla Proloquone House del presidente Fabiano di una sala dove possiamo riunirci, discutere e trattare i nostri programmi. Siamo veramente orgogliosi che un nostro concittadino è riuscito a raggiungere il prestigioso insediamento generale comandante della 132esima Brigata Corazzata Ariete. Signor generale, abbiamo voluto essere presenti a questo unico ed eccezionale evento, anche se in poco, perché il resto dell'associazione è ad Ascoli Piceno per partecipare al raduno nazionale del bersaglieri che si terrà dal 2 al 5 maggio. Siamo onorati, desideriamo esprimere le nostre più sincere bersaglieresche congratulazioni a nome mio e di tutta l'associazione Nicola Milano per la sua promozione al nuovo prestigioso incarico, formulando l'augurio di un buon lavoro. E siamo certi che anche in questo nuovo ruolo saprà esprimere al meglio le sue eccezionali capacità professionali e tutto umano. Nell'occasione abbiamo pensato di omaggiarla con un piccolo ricordo. Bersaglieri, attenti!
Bersaglieri, riposo. Allora, prima di passare il microfono generale, volevo ricordare ai soci gli appuntamenti di questo mese, che sono tanti. Iniziamo con l'8 di maggio con la giornata medica sul tumore della prostata, poi l'11 di maggio c'è la presentazione del libro Pescatori di Mezzanotte di Luigi Carvallotti, per concludere poi il 20 maggio con la giornata della legalità, dove sarà presente Sua Eccellenza il Prefetto, il testimone di giustizia, il procuratore della Repubblica di Lamezia e i tre genitori dei bambini vittime di mafia. Quindi è qualcosa di importante. Passo subito la parola. Intanto, buonasera, mi scuso per la voce, ma diciamo che la trasferta da Pordenone a Sud Italia mi ha fregato. Perché abituato alle alte temperature soffrivo. Allora, intanto io ringrazio l'Associazione Culturale Martino Barretta e Michele Barretta. Lo dicevo avendo negli occhi. Per il pensiero che hanno avuto nei miei confronti, che avete avuto nei miei confronti, e assumere la presidenza onoraria di un'associazione che vede fra i suoi soci gente che mi ha cresciuto non è semplice, no, perché il presidente onorario dovrebbe essere qualcuno, invece qua abbiamo invertito le parti, perché voi mi avete cresciuto tutti quanti, no? Quindi per me è veramente un momento di importante, un momento anche difficile. E ringrazio l'amministrazione comunale e tutti i concittadini di Rocca di Neppo, perché io lo vedevo tramite Facebook di mia moglie, che siete stati molto vicini nel momento in cui sono stato promosso al generale di brigata. Quindi di questo vi devo ringraziare tutti quanti, quindi ringrazio il sindaco e per il suo tramite tutta la cittadinanza. È importante sentire il secondo articolo del vostro statuto. E questo perché? Perché secondo me le associazioni culturali, assieme a voi tutte le altre che avete nominato nei ringraziamenti iniziali, sono una parte importante delle nostre comunità. Perché io penso che la comunità è fatta da due componenti che la distinguono. C'è una componente materiale di ogni comunità che rappresenta la comunità in se stessa. Facendo degli esempi, qui a Rocca di Neppo la componente materiale è rappresentata dalla chiesa di Santa Filomena, dalla piazza, ossia di tutti quei manufatti che rappresentano e che ci danno l'idea di Rocca di Neppo. Però Rocca di Neppo non è solo la chiesa, non è solo la piazza, ha anche una componente spirituale, una componente culturale. Quindi queste associazioni culturali servono e lavorano di pari passo con l'amministrazione pubblica. Ed è bello vedere che questa stanza fa parte dello stesso stabile dell'amministrazione pubblica. Perché mentre l'amministrazione comunale si preoccupa di tenere efficiente, no, la parte materiale della comunità, le associazioni culturali servono a mantenere viva lo spirito della comunità. La cultura non è soltanto avere una laurea o aver studiato, la cultura è un insieme di competenze, un insieme di modi di pensare, un insieme di modo di vivere che rappresenta e che distingue ogni comunità. Quindi questa associazione, insieme alle altre, hanno un arco compito, a mio avviso, che è quello di alimentare e di andare a
lì dove è necessario, a sostenere la parte spirituale della nostra comunità. Qualche anno fa un nostro grande storico, un nostro grande letterato, Indro Montanelli, e criticando gli italiani diceva che gli italiani è un popolo strano, perché è un popolo che non ha coscienza di sé, perché gli italiani, noi abbiamo una storia plurimillenaria, però spesso la conosciamo poco, perché gli italiani vivono il presente, si dimenticano del passato e non guardano al futuro. Invece con la cultura a 360 gradi, e la cultura ci fa riscoprire quelle tradizioni che sono fondanti delle nostre comunità. Vi faccio un esempio molto semplice. Da domani festeggeremo una delle feste più importanti, no? Di questa comunità, che è la festa della Madonna di Sette Porte. Ma la festa della Madonna di Sette Porte, se noi ci chiediamo il motivo per il quale è così sentita, no? Dalla comunità rocchitana, sicuramente lo saprete, si fa riferimento a dei fatti storici veramente accaduti. Si parla di Sette Porte perché intorno al 400 la comunità rocchitana era, diciamo così, sottoposta alle angherie di un conte. E allora il re gli concesse sette privilegi. E da quel momento in poi la comunità, che vedeva in queste sette privilegi l'intercessione della Madonna, ha cominciato a festeggiare la Madonna di Sette Porte. Quindi vedete che tutto quello che succede in una comunità affonda le sue radici nella cultura, no? Il nostro sentire, il nostro di essere rocchitani è diverso dall'essere di dei paesi vicini, perché abbiamo una storia, una cultura differente. La nostra cultura è una cultura pervasiva, una cultura che accoglie gli altri, no? Io mi ricordo da piccolo che Rocca è sempre stato un paese che è stata aperta all'innovazione, è stata aperta alle comunità, e quindi quando sento nel vostro statuto che voi siete aperti e che incoraggiate l'inclusione, altro non è che un altro modo per essere e per continuare a essere rocchità. Quindi io sono contento adesso di aver sentito peraltro anche il vostro programma culturale di questo mese, e ve ne faccio veramente i complimenti, perché nella nostra terra c'è bisogno di sentire e di pensare anche alla legalità. Noi dobbiamo educare alla legalità, che spesso è la via più difficile, no? Stare dietro alla legalità, però è la via che ci assicura poi il futuro. Quindi io assumo la carica di presidente onorario e mi sono onorato, scusate la ripetizione. Ogni volta che potrò sarò felice di partecipare, e se mi verrà qualche in mente qualche idea da potervi partecipare, sarò proattivo. Quindi io vi ringrazio il sindaco e ringrazio ciascuno di voi. Grazie. Adesso concludiamo la serata, perché avevamo pensato a un omaggio floreale alla dolce sua età. Se lei ci consente. Guadagna sempre qualcosa.